Buonasera a tutti, siamo qui con il dottor Claudio Lambertoni, specializzato in otorinolaringoiatria, che opera presso la clinica Qusisana di Roma e la Columbus di Milano. Buonasera a tutti, buonasera signorina. Buonasera dottore, questa sera il dottor Lambertoni ci parlerà di rinoplastica. È un intervento che è sempre più richiesto e un'operazione che consente di mutare la forma del naso. Dottore. Certo, allora la rinoplastica viene chiesta a noi specialisti in otorino soprattutto quando il paziente presenta anche patologie di tipo funzionale. Mentre è più frequente che la richiesta del paziente formulata al chirurgo plastico sia una richiesta finalizzata alla pura correzione dell'estetica. Ma è sempre più frequente avere pazienti che intendono risolvere problemi di tipo respiratorio, magari hanno forme di tipo ostruttivo, rinite ostruttive, deviazioni del setto nasale o altre patologie, che però chiedono allo specialista otorino di eseguire anche una modifica estetica della piramide nasale. Dottore, ci parli delle tecniche chirurgiche più attuali? Dunque, le tecniche più attuali e più conservative sono sicuramente rappresentate dalla rinoplastica chiusa extramucosa e dalla rinoplastica aperta extramucosa. Ci tengo molto a chiarire questo concetto dell'extramucosa. Intanto il termine rinoplastica chiusa, rinoplastica significa modificazione estetica del naso. Il termine chiusa significa che praticamente tutto il nostro intervento avviene all'interno del naso. Non esistono cicatrici, incisioni visibili. Il termine extramucosa, abbiamo detto rinoplastica chiusa extramucosa, su cui intendo veramente insistere molto, significa che tutta la mucosa interna del naso viene scollata, procedimento che è molto facile per noi otorinolaringoiatri. Viene scollata dalle proprie strutture in modo da garantire le modifiche estetiche della piramide nasale senza determinare alcun danno sulla mucosa, come dicevo, extramucosa. La mucosa è importante per le funzioni fisiologiche del naso, quindi l'umidificazione dell'aria, il riscaldamento, la filtrazione. Allora, vediamo la diapositiva. Dalla prima diapositiva si vede come la via di accesso alla piramide nasale sia rappresentata da una piccola incisione situata a 3-4 mm all'interno della fossa nasale. Questa incisione sarà lunga al massimo 7-8 mm e assolutamente invisibile. Nella seconda diapositiva si vede come passando dall'incisione, attraverso uno scollamento, cioè una separazione con forbici smusse dei tessuti molli dallo scheletro cartilagineo ed osseo, si ottenga l'isolamento dello scheletro nasale formato in basso dalle cartilagini, in alto dalle ossa nasali, isolamento dai tessuti molli, quindi dalla pelle, dal connettivo, dai tegumenti che rivestono la piramide. Le aree da isolare, da scollare, come diciamo noi in termine tecnico, sono rappresentate dall'immagine in rosso. Nell'immagine invece inferiore vediamo le aree che dovremmo asportare nel nostro intervento. Saranno la porzione anteriore delle ossa nasali e le cartilagini alari a livello della punta. Bene, passiamo adesso alla modifica della struttura ossea. Sono le cosiddette osteotomie, cioè modifiche delle strutture ossee dello scheletro nasale. La più importante, anche perché tantissime volte i pazienti presentano un gibbo, cioè una gobba, è la osteotomia frontale. Nell'immagine vediamo bene come attraverso un piccolo scalpello si riesca ad arrivare ad asportare questa zona. Si passa poi all'osteotomia mediana, che serve a separare le ossa nasali tra loro, all'osteotomia basale, che ci consente la cosiddetta chiusura del naso. Se infatti noi ci limitassimo ad asportare il gibbo, il naso si troverebbe senza la gobba, ma si troverebbe aperto su un piano frontale anteriormente. E quindi sarebbe piatto, sarebbe decisamente poco estetico. L'osteotomia basale invece ci consentirà di avvicinare gli scheletri nasali che sono stati separati in questo modo, proprio con una manovra manuale. Dottor Lambertoni, tolga una curiosità ai nostri telespettatori e ci dica, sul naso è possibile qualunque tipo di modifica? Dunque non è possibile ogni tipo di modifica, bisogna essere estremamente onesti nei confronti del paziente e dire che non tutto è possibile, si può fare veramente molto, ma per esempio quando giungono alla nostra osservazione dei pazienti che
che portano la nostra visione delle immagini tratte magari da riviste o da altre cose e dicono voglio un naso identico a questo, dobbiamo essere molto, molto attenti nel dire che non è raggiungibile tutto ciò. Volevo ancora parlare sulla diapositiva per dire che, come abbiamo visto, l'accesso al naso, cioè la prima parte dell'intervento, ci ha consentito di entrare nella struttura nasale. La seconda parte dell'intervento ci ha consentito di asportare le modificazioni ossee, quindi il gibo e tutto. La terza parte dell'intervento, cioè la plastica della punta, ci consentirà di cambiare la forma della punta nasale. Lo faremo togliendo magari delle piccole porzioni della cartilagine alare, che è una cartilagine a ferro di cavallo che dà la struttura alla punta, oppure togliendo piccole porzioni dell'angolo formato dalla cartilagine, facendo degli innesti, o addirittura mettendo gli innesti sulla cartilagine del setto nasale. Vedete nell'immagine invece inferiore il concetto ancora della tecnica extramucosa, cioè tutte queste modifiche devono essere fatte tenendo conto che la mucosa nasale è molto importante e quindi che va preservata nel modo più sicuro. Allora, un'altra tecnica della rinoplastica, avevamo detto all'inizio, era la cosiddetta rinoplastica aperta. Vediamo nella diapositiva lo schema della rinoplastica aperta. In questo caso faremo un'incisione sulla parte più bassa del naso e arriveremo a scollare i tessuti nasali proprio attraverso questa incisione. Le indicazioni di questa tecnica sono molto particolari. Si userà tutte le volte che esistono gravi difetti estetici alla punta del naso, devono essere veramente molto gravi. Si userà quando ci saranno dei reinterventi, quindi altri interventi chirurgici la cui conclusione non è stata piacevole, non è stata gradevole, e quando si dovranno fare degli interventi di ricostruzione del naso a causa di gravi traumatismi. In ogni caso, anche nella rinoplastica aperta riusciremo a mantenere la mucosa, a preservare la mucosa. Nella rinoplastica è importante avvisare i pazienti di alcune cose. L'intervento può essere eseguito a qualunque età, dai 14-15 anni sino alla terza età. Non è doloroso, non crea particolari problemi, è quasi completamente indolore. Nella rinoplastica chiusa e nella forma estramucosa non esistono cicatrici visibili. La rinoplastica si esegue in anestesia generale o in anestesia locale con sedazione, ma soltanto quando si fanno modifiche alla punta. L'intervento comporta in media un ricovero in clinica di un solo giorno. Dopo l'intervento compare un modesto edema, gonfiore del volto, che dura in media 3-4 giorni. Lievi ecchimosi sotto gli occhi, lividi, che durano in media 5-6 giorni. Il tamponamento nasale per 48 ore è necessario, ma viene eseguito con tamponi molto morbidi, per cui la rimozione del tampone non è mai dolorosa. Si applicherà dopo l'operazione sul naso una protezione con gesso. Questa protezione deve essere rimossa dopo 7 giorni. Le proprie occupazioni lavorative possono essere riprese in media dopo 7-8 giorni. Non si possono portare occhiali da sole ed esporsi lungamente al sole per circa 2 mesi. Se la rinoplastica viene eseguita con tecniche adeguate, quindi con la via estramucosa, non esistono problemi a conservare una corretta funzione respiratoria nasale. I risultati stabili e definitivi dell'intervento si ottengono dopo un anno, per questo, per eseguire qualsiasi correzione, è necessario attendere tale periodo. Dottore, è possibile abbinare interventi per la funzione nasale a interventi puramente estetici, quindi unire le due cose? Assolutamente sì, è possibile abbinare interventi sul setto nasale e anche interventi sui turbinati. In questo caso sarà meglio utilizzare delle tecniche mini-invasive, come esempio le tecniche laser, quando è possibile, sul setto e quasi sempre nella correzione dei turbinati. Volevo farvi vedere ancora una cosa nell'ultima diapositiva, alcuni casi clinici operati per renderci conto un po' di cosa si fa, e ricordando però una cosa molto importante, voglio ricollegarmi con la domanda che aveva fatto lei all'inizio, cioè se era possibile raggiungere qualunque tipo di correzione, e a cui avevo risposto dicendo che bisogna essere onesti nei confronti del paziente e dire che non è possibile. Esiste poi anche un altro concetto, cioè la rinoplastica deve assolutamente preservare i desideri del paziente, ma deve creare una modifica del profilo nasale, della forma del naso assolutamente armonica con il volto. Primo concetto.
Quindi esistono i canoni di estetica, ma si devono adattare per caso, per ogni singolo caso. Secondo concetto, la rinoplastica deve consentire al paziente una corretta respirazione nasale, per cui è molto importante badare nell'intervento a questi particolari. Vi faccio vedere alcuni casi operati. Nell'immagine a sinistra vediamo una rinomegalia, cioè una situazione in cui il naso era dimensionalmente più grande del normale, sia a livello del gibo osseo, cioè di una gobba, che della punta. La correzione ha consentito di arrivare a questo risultato. Nella seconda immagine è una rinoplastica limitata alla punta, vediamo una punta molto globosa, una punta così a patatina, e vediamo la correzione, consente di tenere una punta molto più sfilata, molto più proiettata. Nel terzo caso, ecco, è proprio il caso emblematico di quello di cui parlavo, del concetto di cui parlavo precedentemente, cioè quello di armonizzare l'intervento con il volto. In questa paziente esisteva un problema di naso, di estetica del naso, ma anche un problema di mento, un mento molto sfuggente che in termine tecnico si chiama microretrognazia. Nell'intervento sono state eseguite, oltre alla rinoplastica, un innesto di protesi a livello del mento, per cui si è ottenuta una correzione vera e propria del profilo, che si chiama in termine tecnico profiloplastica. Molto, molto grazie, dottore. Ci dica, l'intervento di rinoplastica può creare danni alla respirazione nasale? Può creare danni se le tecniche chirurgiche con i quali viene eseguito non sono quelle adatte. Se sono tecniche adatte, e ritorniamo quindi per l'ennesima volta sul concetto del preservare al massimo la mucosa nasale, non crea danni di nessun tipo. Molte volte i pazienti per eseguire l'intervento sono indecisi fra l'otorino e il chirurgo plastico. Qual è, secondo lei, il professionista più idoneo? Bene, allora, senza nulla togliere ai colleghi plastici, che sono sicuramente bravissimi in mille interventi sul volto, blefaroplastica, lifting, zigomi e quant'altro, sicuramente sul naso il medico più esperto è l'otorinolaringoiatra, perché giornalmente si trova a contatto con patologie di tipo funzionali e quindi conosce la situazione, la patologia del naso nella sua completezza, sia dal punto di vista respiratorio e funzionale che dal punto di vista estetico. Quindi, non per essere di parte, ma l'otorino sul naso è abbastanza bravo. Noi ringraziamo il dottor Claudio Lambertoni, specialista in otorinolaringoiatria, per essere stato con noi anche questa sera. E nella prossima puntata ci parlerà di russamento. Di russamento, quindi un problema che interessa grande parte. Broncopatia e apnee notturne. Grande parte della popolazione. Un saluto ai nostri telespettatori e al dottor Lambertoni. Grazie mille, un saluto a tutti.